se è un fenomeno diffuso. Come afferma anche Frederick Segerfeld, l'acqua veniva pagata 12 volte più cara rispetto a quella che avrebbero in rete, e in alcune occasioni la pagavano persino di più. Inoltre volevo sottolineare il fatto che la questione, diciamo, tratta più tra privato e profitto, in quanto la privatizzazione, cioè, nel senso che è come se guadagnare sull'acqua fosse ritenuto immorale. Però la privatizzazione è, diciamo, uno strumento per attirare imprese specializzate, e inoltre una gestione privata che ottiene altri profitti è simbolo di efficienza, e nel caso in cui questi profitti fossero troppo alti, in questo caso può intervenire un regolatore, sono visibili, questi profitti sono visibili al regolatore, che può intervenire e può rialienare la tariffa. Inoltre la gestione privata è decisamente fondamentale per quanto riguarda lo spreco dell'acqua, in quanto con una gestione pubblica c'è un enorme spreco dell'acqua, e questo è evidente dai giorni nostri. E dunque la privatizzazione è uno strumento necessario per eliminare questi difetti che quasi vengono trascurati, tra cui appunto lo spreco eccessivo d'acqua. E inoltre la privatizzazione permette di ottenere altri profitti, chiaramente, e migliorare la qualità dell'acqua e i servizi che permettono di far sì che l'acqua arrivi dalla fonte alle nostre case. Concludo. E volevo concentrarmi un po' su quella che è la mentalità occidentale, cioè questa nostra idealizzazione delle persone migliori, no? Di quelle che posseggono di più, di quelle che hanno di più, e tutto in base a quanto posseggono economicamente, che stranamente coincide con quello che i beni che ci mettono a disposizione le multinazionali. Questo bel discorsone vorrei dire che prima degli anni 70 nessuno aveva mai parlato di privatizzazione, proprio perché è sempre stato ritenuto come un diritto inalienabile che non si dovesse lucrare sopra, perché è una cosa non etica. Il problema di tutto ciò è che le multinazionali, facendo così, hanno visto un profitto, come nel caso della Nestlé, che per la prima volta nella storia dell'umanità ha messo in commercio un'acqua arricchita di sali minerali artificiali, cioè non naturali. Il che è assurdo, perché noi non possiamo intendere l'acqua come se fosse un capo d'abbigliamento di Calvin Klein, perché senza il primo io muoio, senza il secondo riesco a vivere comunque. Senza contare poi che se si privatizzassero tutte le risorse di questo mondo, si verrebbe a formare una oligarchia mondiale, cioè le persone che posseggono queste grandi quantità d'acqua potrebbero metterci nelle condizioni di dover dipendere da loro, ne deriverebbe della nostra libertà personale, senza contare poi che facendo così ci sarebbe una scrematura della popolazione mondiale in base al reddito. Sarebbe orgoglioso di noi darvi la selezione commerciale degli anni 2000.